attrezzature che ho dietro con me al momento sono due reflex, una digitale e l'altra analogica, e con entrambi andremo a controllare e sondare alcune frequenze dell'ultravioletto vicino. Chiedo scusa perché la luce negli occhi mi aveva un attimo imbambolato. Ho sentito qualcosa di gelido partire dallo stomaco che mi è arrivato fin su, però era qualcosa di tranquillo. Su questo non ti preoccupare, puoi credermi come no, Ieri abbiamo lavorato molto intensamente e qua si sono mosse delle energie, le persone se non si proteggono per bene rischiano effettivamente. Scendete, iniziate a scendere. Sì. No, no, ma ce l'abbiamo con noi, ce l'ho con me, Luciano, ce l'ho con me. È per quello che volevo misurartela qua, per Scusa, non stare. hai sentito? Chiedilo, chiedi a lui. No. Ah no, beh, qui, ecco. C'è la voce di una bambina che ha appena cantato. Senti un po', Un attimo, probabilmente hai un picco di pressione, non vuoi che ti misuri la sì, pressione appunto. arteriosa? Cioè, Andiamo giù. No, 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 vuole vediamo andare in un po' il. ospedale. Vuoi andare in ospedale? Sì, Allora, andiamo, aspetta. andiamo. Io sto film lo faccio. In qualsiasi modo, io sto film lo faccio. Adesso aspettiamo le risposte delle analisi. Mi hanno bucato. Non vediamo l'ora di ritornare sul set per far ripartire il nostro film sul castello di Azzurrina. La cosa inquietante è che quando mi sentivo male, sulla mia radio, sul walkie-talkie, si sono sentite delle voci. Una bambina che cantava. Servono un paio di punti, secondo me. No, no, raga, punti Siete schiacciati. sulla sedia. Raga, Siete giriamola. Sulla testa, dietro con la testa, dietro con la testa. Non lascio le mani, prega tutto, porta favore. Ma se stai parlando, succede.